Ok, ciao a tutti. Siamo arrivati al quarto e penultimo incontro della nostra iniziativa Bitcoin Way e siamo molto contenti di come sta procedendo. L'ultima volta e anche quella prima ci sono state tantissime domande, tanta partecipazione. Quello che vi chiediamo è fate pure tutte le domande del caso durante lo speech, però eventuali dibattiti, diciamo, teniamoli per dopo l'incontro, tanto ci sarà modo, ci sarà tempo per fare due chiacchiere tutte insieme. E dopo l'incontro ci sarà anche il Satoshi Spritz, quindi se volete bervi qualcosa o fare due chiacchiere saremo lì. E grazie Giorgio per la disponibilità e direi che possiamo iniziare. Sì, appunto, come diceva, se ci avete domande, se avete domande, ok, possiamo creare un dialogo, tanto non siamo in 500, quindi riusciamo a mantenere un dialogo tranquillo. Beh, io mi presento, io sono Giorgio Rasetto, sono uno studente, quasi ingegnere informatico, esperto in cyber security, cioè esperto, parola, diciamo che studio cyber security. Ho fondato 3 anni fa un team studentesco al Politecnico che si chiama Bitpolito. Il nostro obiettivo è quello di fare divulgazione e ricerca in ambito Bitcoin al Poli, a Torino. E dopodiché abbiamo conosciuto anche Bitpolimi, cioè abbiamo conosciuto Lore e altri ragazzi di qua che hanno poi fondato Bitpolimi, quindi sono molto contento di essere qua prima di tutto e ringrazio Lore appunto per l'invito. Allora, oggi l'obiettivo è quello di fare un po' di debunking sulle altcoin. Diciamo che in quello che viene definito il mondo cripto c'è un po' di confusione. In generale l'idea della gente, dell'uomo della strada, è quella che esistano le cryptocurrencies, tutto il Web3, mondo decentralizzato, blockchain e so on, e Bitcoin sia un sottoinsieme di questo più largo insieme, quindi che Bitcoin fondamentalmente sia una delle cryptocurrencies che ha delle specifiche applicazioni e che però sia tutto l'insieme del mondo cripto, anche rilevante rispetto alle nuove tecnologie che stanno nascendo. Ecco, la tesi che ho io oggi, che vorrei darvi, proporvi io oggi, è che questa cosa è sbagliata e che più o meno, se vogliamo ragionare da un punto di vista insiemistico, la situazione è un po' questa. Cioè esiste Bitcoin ed esistono le altcoin e non solo non sono uno sottoinsieme dell'altro, ma sono proprio due cose diverse. Ed è importante chiarirlo nel dibattito, per evitare di fare confusione. Per capire quali sono le differenze, perché effettivamente faccio questa affermazione che può sembrare un po' azzardata, no? Dire Bitcoin è diverso da tutto il resto. Perché? Cerchiamo di capire qual è la definizione di vista formale di Bitcoin e come si definisce invece un altcoin. Allora, fondamentalmente Bitcoin possiamo definirlo come un protocollo di scambio di valore peer-to-peer. Cosa vuol dire? Quindi un protocollo, un insieme di regole, possiamo tradurre in un sistema informatico, un programma informatico, per semplificare, che permette di scambiare valore in maniera peer-to-peer. Questo aspetto è molto importante, peer-to-peer, quindi da pari a pari. Non c'è un coordinatore della rete, non c'è un fornitore del servizio, non c'è un'azienda che fornisce il servizio Bitcoin, ma Bitcoin è un protocollo da pari a pari. Quindi chiunque nel mondo può far girare il protocollo Bitcoin ed è uguale a tutti gli altri. E può autonomamente verificarsi le regole del protocollo, rispettarle e usare Bitcoin. Questo protocollo ha permesso di scoprire questa nuova risorsa, questo nuovo elemento sulla tavola periodica, che è una commodity, un bene, una materia prima digitale. Assolutamente scarsa. Quindi, primo concetto, Bitcoin è una materia prima, qualcosa di che non è tangibile, non possiamo toccarlo, ma è assolutamente scarsa, una risorsa. Quindi non solo non è, cioè assolutamente scarso vuol dire che per la prima volta nella storia siamo riusciti a creare qualcosa di assolutamente finito. Non solo scarso, non è che ce ne sono. Tipo l'oro, per esempio, è scarso, nel senso che è difficile produrlo, bisogna andarlo a estrarre, però se domani andiamo su un asteroide e troviamo tonnellate d'oro, possiamo prenderle. Se assumiamo che l'universo è infinito, esiste infinito oro, fondamentalmente. Per Bitcoin invece non vale, abbiamo trovato un modo per creare scarsità assoluta. Questo è Bitcoin.
Una altcoin, fondamentalmente, nasce con l'obiettivo di offrire soluzioni di scalabilità a Bitcoin, cioè nasce come un'alternativa a Bitcoin. Cioè, prima di Bitcoin nessuno si pensava di studiare una criptovaluta, non sapeva neanche cosa fosse una criptovaluta. Dopo che Bitcoin ha dato il via libera, allora a questo punto qualcuno ha detto però Bitcoin ha dei problemi, sti blocchi sono un po' piccoli, non riusciamo a metterci tutte le transazioni, non sarà mai scalabile, non potranno mai utilizzarlo miliardi di persone Bitcoin. Perché? Perché ogni 10 minuti mettiamo dentro qualche migliaio di transazioni, cosa vuoi che sia? Cioè, non ce la faremo mai a scalare. Quindi facciamo una soluzione alternativa, un nuovo progetto che non è Bitcoin, per scalare. Un'altra possibile motivazione per costruire un altcoin può essere quella di costruire i crypto assets, quindi ma io non voglio solo scambiare valore, io voglio creare degli asset alternativi che possono essere securities di qualche tipo, dei token non fungibili, fungibili, dei contratti particolari, voglio fare delle cose che sono diverse da quelle che Bitcoin permette di fare. Quindi fondamentalmente costruisco un protocollo parallelo a Bitcoin che mi permette di farlo. Vediamo come nasce un altcoin, cioè come faccio a creare un altcoin. Ci sono due modalità classiche. La prima è forkare, cioè il codice di Bitcoin è open source, è libero per tutti. Potete andare su GitHub e trovare con tutto il codice completo di Bitcoin, forkarlo e farvi una vostra versione. Quindi banalmente, se penso che il blocco di Bitcoin sia troppo piccolo, faccio un fork di Bitcoin e nella variabile dove c'è scritto la dimensione di Bitcoin aumento quel numero e lo metto grande quanto voglio. E da quel punto in poi ci sarà una chain che ho creato io, parallela, che correrà e avrò la mia valuta. L'altra alternativa può essere quella di dire ok, Bitcoin mi ha spiegato più o meno come mettere insieme i pezzi. Mi serve un protocollo di consenso, una chain, mining, bisogna validare le transazioni. Ok, me la costruisco io, prendo tutto, mi scrivo il codice e faccio una chain alternativa. Ma quando si vuole costruire una chain alternativa, ci si trova davanti al famoso blockchain trilemma. Questo è un dilemma, che si chiama trilemma perché ci sono tre condizioni, classico, che rappresenta la problematica principale quando si vuole costruire una blockchain. Quando costruiamo una blockchain, quindi abbiamo capito cosa serve Bitcoin e vogliamo, diciamo, fare qualcos'altro di diverso, alternativo a Bitcoin, utilizzando la blockchain, abbiamo fondamentalmente tre obiettivi. Uno è la sicurezza, ovviamente deve essere un sistema sicuro, altrimenti è un problema di base. L'altro deve essere decentralizzato, perché abbiamo capito che Bitcoin è da pari a pari, quindi non ci deve essere un coordinatore della rete, ci deve essere una rete decentralizzata e deve essere scalabile. L'ideale sarebbe questo, ma la realtà è che quando ci mettiamo a sviluppare un sistema di questo tipo riusciamo ad ottenere soltanto due di queste tre caratteristiche, di queste tre proprietà. Se doveste dirmi voi quali sono le proprietà di Bitcoin per quello che abbiamo detto fino adesso? Sicurezza, sicuramente, e decentralizzazione. Bitcoin ha rinunciato alla scalabilità. Ha detto, ma la scalabilità ci penserà poi qualcuno dopo. Costruiamo una base solida, in maniera tale che sia decentralizzata, quindi incensurabile, tutte le caratteristiche che ha Bitcoin, e ovviamente deve essere sicura, la sicurezza è imprescindibile. L'approccio che utilizzano la maggior parte, perlomeno, delle altcoin è quello di dire vabbè, la sicurezza la dobbiamo avere per forza, cioè, c'è anche qualcuno che ci rinuncia, ma sono progetti marginali. La sicurezza dobbiamo averla per forza, rinunciamo a un po' di decentralizzazione e otteniamo la scalabilità. Quindi fondamentalmente questo è l'approccio Bitcoin e questo è l'approccio altcoin. È una definizione un po' generalista, ovviamente qualcuno mi dirà no, ma io conosco Shiba Inu, che invece possiamo parlarne, ma in generale questo è l'approccio che distingue le due cose. E prendendo per assunte queste proprietà, ci troviamo davanti a due tipi di asset diversi. Cioè, quando costruiamo una chain sicura e decentralizzata, cioè Bitcoin,
otteniamo quella che è una commodity, vi parlavo prima, una materia prima. Quando rinunciamo alla decentralizzazione, otteniamo una security. Perché? Perché se ci mettiamo in mezzo un coordinatore, allora quel progetto è riconducibile all'organizzazione. Definiamo ovviamente una commodity, una security in maniera chiara e ben definita, così possiamo capire le differenze. Fondamentalmente una commodity è un bene tangibile il cui valore sottostante è dato dall'utilità percepita dall'agente economico. Il prezzo è definito dal mercato, ovviamente. Quindi per me l'oro è utile perché sono un gioielliere e ci faccio i gioielli. Per me l'oro è utile perché sono un costruttore di circuiti e ci faccio i circuiti. Per me l'oro è utile perché è scarso, una riserva di valore, lo metto da parte. Il grano è utile perché me lo mangio, eccetera, eccetera, eccetera. Materie prime. Per me Tesla è utile perché ha un'organizzazione che secondo me può crescere e costruisce auto ottime. Quando compro Tesla compro una security. Perché? Perché una security è un titolo finanziario che rappresenta una partecipazione o un credito nei confronti di un'organizzazione o una società. Il valore sottostante è dato dall'utilità percepita dall'agente economico, sempre chi acquista, nei confronti dell'organizzazione. Cioè io quanto compro una security, il bene non è fine a se stesso, è legato a un'organizzazione che lo gestisce. Ecco, questa è la differenza fondamentale tra Bitcoin e il resto. Bitcoin è una commodity, una materia prima, e il resto sono security. Ma non sono io che lo dico, a dirlo è Gary Gensler, che è chairman della SEC, la Security and Exchange Commission, che sarebbe praticamente la società americana statale che si occupa di gestire appunto gli scambi, eccetera, i mercati finanziari. Non che io abbia grossa stima del buon Gary Gensler, però diciamo che sicuramente se qualcuno deve definire cos'è una security o no, è il chairman di Security and Exchange, della Security and Exchange Commission. E lui definisce questo perché? Perché si rende conto che lui è quello che deve fare le regole. Lui è quello che deve regolamentare gli asset. Quando si mette lì e dice, ok, Bitcoin, perfetto, secondo me è una security. Ok, andiamo a trovare l'organizzazione che gestisce questo Bitcoin e cerchiamo di andarne a parlare per sistemare questa cosa e regolamentare questo asset. Perfetto. Cerca, gira e dopo un po' capisce che Bitcoin è effettivamente una rete peer-to-peer che non ha un'organizzazione, ma è una rete da pari a pari, che non ha una testa, ma è distribuita. Quando invece dice, ma vediamo un po' gli altri crypto assets, gli altri criptovalute, va da Ethereum e trova il buon Buterin che se la fa con Joseph Lubin, va dall'altro e trova l'altro, va dall'altro e trova l'altro, e dice, ok, allora possiamo dire che Bitcoin è una commodity perché effettivamente è una materia prima. Il CEO di Strike, non mi ricordo come si chiama, ha di recente detto che Bitcoin è un bene comune. Non che la parola mi piaccia molto, diciamo anche questa, però di fatto possiamo assimilarlo a quello. Cioè Bitcoin è come se fosse l'aria, l'acqua, cioè è lì, puoi prenderlo, non puoi prenderlo, puoi usarlo, non puoi usarlo, però è lì, non ha qualcuno che se, una testa che se l'attacchi lo distruggi, è lì, l'abbiamo scoperto, sta lì. Mentre invece tutte le altre criptovalute fanno capo a qualcuno, a un'organizzazione. Per capire un po' meglio questo discorso, vediamo banalmente come viene lanciato l'altcoin, il metodo classico, diciamo, come quello del vino. Prima di tutto si definisce una tokenomics, cioè questa parola meravigliosa che vuol dire sostanzialmente trovare un modo per far girare sto token che sto creando, sta valuta che sto creando, troviamogli un'utilità. Dobbiamo creare un'economia attorno a questo token e diciamo, ok, io lo creo, però poi tu puoi usarlo per questo, ci paghi le gas fee e con le gas fee c'è il bruciare, vabbè, tutto questo meccanismo qua. Dall'altra parte, poi una volta che abbiamo trovato queste tokenomics, dobbiamo proporla al pubblico e ovviamente essendo che c'è un'organizzazione, un progetto, deve finanziarsi, ci sarà un airdrop, un ICO. Un airdrop vuol dire che sostanzialmente vi regalo un po' di miei token a tutti per far iniziare a farlo girare. Un ICO è la cosiddetta Initial Coin Offer,
Cioè io dico, facciamo un'asta, io ho 100 token, ne do 50, 50 me li tengo io, pre-mine, e mi serviranno per il marketing, per andarci a pesca sabato sera. No, magari sabato sera non si va a pesca, però magari a domenica pomeriggio. E con l'ICO invece farò un'offerta iniziale del mio token, lo venderò al pubblico. Non lo so, mi sembra che ci sia qualcosa che non va. Cioè, sta roba qua mi sembra di averla già un po' sentita. Se noi al posto di tokenomics mettessimo un modello di business, al posto di ICO mettessimo IPO, cioè di fatto è quello che fanno le aziende. Cioè, un'azienda definisce un modello di business, trova il suo modello di business, lo propone agli investitori, si propone al mercato, initial potential, oddio, offer, sì. È quello che fanno le aziende quando si quotano in borsa fondamentalmente. E dicono: ok, io mi tengo il 50% di questa società, ho questo modello di business, se volete acquistatene questo altro 50% e facciamo un'asta e definite il prezzo, vi comprate, vabbè. E di fatto è quello che fanno le altcoin. Per Bitcoin non c'è stato nulla di tutto ciò. Bitcoin è nato, dopo vedremo bene nei dettagli, ma fondamentalmente senza nessun IPO, senza pre-mine di nessun tipo. È un protocollo che è iniziato a girare, la gente ha iniziato a produrre questa moneta col mining e si è andato avanti e siamo arrivati fino a qua. Però uno dice, a me è già successo, io con il Politecnico, una borsa di ricerca, faccio consulenza in alcune aziende e cerco di spiegare come utilizzare la blockchain, perché le aziende vogliono sapere come usare la blockchain, non gli frega niente di Bitcoin. Le aziende vogliono utilizzare la blockchain perché fa figo metterlo nel sito internet, trasmette proprio dal punto di vista comunicativo. La blockchain ha assunto questa aura di sicurezza, no? Trasmette fiducia. Quando uno ti dice, quando Carrefour ti dice i miei pomodori sono su blockchain, tu dici: minchia, Carrefour è figa, innovativa, c'hai i pomodori su blockchain, devo andarli a prendere per forza da Carrefour. Quindi fondamentalmente queste aziende vogliono usare la blockchain a tutti i costi. E quando si parla di blockchain, beh, blockchain privata e blockchain pubblica, prima di tutto. Che chissà più bene cosa vuol dire blockchain privata, io la chiamerei un database inefficiente, però c'è chi la chiama blockchain privata. E blockchain pubblica è questa entità mitologica dove io posso scriverci le mie cose e ovviamente quando ci pensi, pensi a Ethereum. E quella è la blockchain pubblica. Bitcoin sì, ma è per speculatori, brucia bolle gli oceani e altra roba che non interessa. La blockchain pubblica è Ethereum, lì ci faccio gli smart contract, ci faccio tutte queste cose molto fighe che sono termini inglesi, quindi mi rendono subito più intelligente e quindi posso farci una bella campagna di marketing. Ecco, andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Proprio Ethereum. Allora, Ethereum prima di tutto è nata come una qualsiasi altra altcoin. Cioè, come vi dicevo prima, hanno definito la loro tokenomics, il loro modello di business, hanno fatto di fatto un ICO, hanno venduto i loro token e questi due ragazzi qua, con magari i loro amici, si sono tenuti un buon 50% di pre-mine, che ad oggi sono circa 72 milioni di Ethereum, di Ether, che non è proprio poco, magari qualcuno se lo saranno venduto per farsi le loro robe, però ad ora questi qua si sono tenuti il 50% di pre-mine. Quindi già partiamo col modello classico che hanno un modello di business e fanno un IPO, fondamentalmente. Quindi già partono come un'azienda. Però tu dici, vabbè, sì, è vero, sono partiti così, però poi effettivamente Ethereum è decentralizzata, cioè io posso mettere il mio nodo, validarmi le mie cose e gestire tutto in maniera davvero pubblica, decentralizzata. Più o meno, perché il Bob Buterin è ovviamente l'amministratore dell'Ethereum Foundation, che è la fondazione che di fatto coordina lo sviluppo di Ethereum a livello globale. Gli sviluppatori di Ethereum sono tutti legati all'Ethereum Foundation e l'Ethereum Foundation fa capo a Vitalik Buterin. Quindi il punto di centralizzazione è già lui. Dall'altra parte abbiamo gli sviluppatori. Come vedremo dopo nel dettaglio, Ethereum ha un problema di centralizzazione tecnica. Cioè, per far girare un nodo servono effettivamente delle competenze che
sono sta generando delle complessità per cui magari è molto più facile esternalizzarlo. E quindi, se io sono fondatore di Ethereum, perché non fare una bella azienda come Infura che di fatto fa questo, cioè offre un servizio di hosting per i nodi di Ethereum? E poi perché non fare magari anche un client? Abbiamo fatto il server, abbiamo uno sviluppatore, abbiamo fatto il server, facciamo che client MetaMask è il wallet Ethereum più usato e fa capo di nuovo a Consensys, che è l'azienda del buon Joseph Lubin che ha fondato di fatto Ethereum. Quindi capite che qualche aspetto di centralizzazione l'abbiamo già definito su Ethereum, per cui è più un'azienda che security commodity, discorso che facevamo. Ci sono anche ovviamente aspetti tecnici, come vi dicevo, legati alla grossa ambizione di costruire questa macchina virtuale distribuita globale meravigliosa. Cioè, qua c'è un aspetto un po' tecnico da approfondire, lo facciamo molto brevemente, poi se volete approfondiamo il discorso. Allora, Ethereum, sì, Ethereum, Bitcoin fondamentalmente è composto da questa blockchain, una catena di blocchi, in ogni blocco ci sono delle transazioni. Nelle transazioni fondamentalmente si può ovviamente spostare questi Bitcoin, quindi semplicemente Bob manda ad Alice, si può mettere qualche condizione, si può usare un po' di logica, tipo se passano tot blocchi, blocca questi Bitcoin, cioè blocca questi Bitcoin fino a quando non passano tot blocchi, se succede questo fai quest'altro, ma è logica molto semplice. Uno scripting molto semplice, fatto apposta per mantenere la rete leggera ed evitare problemi di complessità. E il Buterin dice: ma perché dobbiamo limitarci a questo? Facciamo in modo che questa blockchain non sia soltanto un registro come il libro mastro dove scrivo le transazioni, facciamo in modo che sia una macchina virtuale distribuita, cioè dove io posso farci girare i programmi, codice. E ha creato questa Ethereum Virtual Machine che, con un nuovo linguaggio che è Solidity, al posto del linguaggio script di Bitcoin, che è un linguaggio molto semplice, introduce questo linguaggio Solidity, che è un linguaggio Turing Complete, che vuol dire sostanzialmente che può farci un po' di tutto, e offre questa macchina virtuale distribuita a tutti e dice: buttateci dentro tutto quello che volete. E tutti i nodi della rete faranno girare i vostri software insieme, così da garantire la decentralizzazione di questa rete. Però fondamentalmente poi siamo arrivati in una situazione in cui ci hanno buttato dentro gattini e punk di ogni tipo, e quindi fondamentalmente, se tu fai girare un nodo Ethereum, farai girare oggi e per sempre un mucchio di stronzate per sempre, cioè a spese tue. Quindi chi lo fa girare un nodo Ethereum? Nessuno. E infatti, queste sono alcune statistiche, queste sono, diciamo, le tipologie di network che ostano nodi Ethereum. L'hosting, quindi Infura and Company, ha tipo il 70% dei nodi di Ethereum. E attenzione, ci sono 7.000 nodi qua, che non sono tutti async, quindi sono tipo 5.000 nodi. Però in Ethereum esistono tre tipi di nodi. Il vero nodo, il full node, l'analogo del full node Bitcoin, è l'archive node, quello dove c'è tutto. E in quel nodo, per dimensione, banda, quindi banalmente ho un sacco di dati che entrano e escono continuamente, e complessità di gestione, chi lo gestisce? I servizi di hosting. Quindi fondamentalmente, se io voglio utilizzare Ethereum, mi riferisco a Infura, che è del buon Lubin, utilizzo il MetaMask, quindi il servizio di Lubin, mi collego a Infura, che è un servizio di Lubin, e faccio girare il codice di Buterin. Quindi fondamentalmente capite che c'è un problema di centralizzazione. Diciamo che abbiamo definito Ethereum non proprio come il più casto e pulito, e qua è dove ha perso la verginità, diciamo, cioè il caso DAO. Il caso DAO è un qualcosa che è successo nel 2016, un anno e mezzo, no, un anno dopo la partenza di Ethereum. Fondamentalmente, vi ho parlato degli smart contract, no? Questo codice che gira su questa macchina virtuale distribuita, meravigliosa, tutti runnano questo codice, perfetto, tutti possono verificarselo autonomamente, ottimo. Ecco, degli sviluppatori hanno costruito un DAO. Un DAO è una Decentralized Autonomous Organization, una specie di azienda senza capo, una roba decentralizzata.
Vabbè, comunque, ha fatto sta roba qua, ci ha bloccato sopra dei soldi, tanti soldi. Uno sviluppatore ha trovato un hacker cattivo, ha trovato un bug in questo codice ed è riuscito a prendersi 80 milioni di euro. Ma guardate bene, non li aveva rubati a nessuno. Code is law, come dicono, cioè lui ha semplicemente rispettato il codice, ha trovato un errore per cui riusciva, rispettando il codice, a prendersi questi 80 milioni di dollari. Se li ha presi. E a quel punto il buon Buterin ha detto: no, 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 aspetta, 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 facciamo una roba. Facciamo finta che non sia successo niente, cancelliamo sto blocco qua, lo riscriviamo e va bene lo stesso. Ovviamente c'era una community di Ethereum e la community si è divisa. Quindi qualcuno ha detto: no, no, blocco non lo riscriviamo. Ed Ethereum Classic. La maggior parte della rete ha seguito Buterin e ha riscritto la blockchain. Quindi capite che il concetto di riscrivere la blockchain è già fallace al principio. Cioè, noi vendiamo Bitcoin come immutabile, incensurabile, questo è il concetto di cripto, no? Libertà individuali, nessuno può dirti se hai fatto giusto, se hai fatto sbagliato. Ecco, dopo 9 mesi che hai avviato il tuo progetto, riscrivi la blockchain, c'è qualcosa che non va. Quindi, passiamo a Bitcoin. E capiamo perché Bitcoin è diverso da tutto questo. E partiamo dal concetto di immacolata concezione. Questo perché vogliamo dare un'aura un po' biblica a questa descrizione di Bitcoin. Allora, il concetto di immacolata concezione, si fa per dire ovviamente immacolata concezione, ma è il concetto che sostanzialmente Bitcoin nasce con un interesse fondamentale che non è un interesse di business, non è un'azienda che ha la sua tokenomics e fa la sua ICO per vendersi e che raccoglie venture capitalist, cerca di fare del grano. Bitcoin nasce da un filone di pensiero che è quello cypherpunk. I cypherpunk sono un movimento che nasce nel 93, quando l'ha tagliato, vabbè, nasce nel 93 da Eric Hughes e altri, Timothy May e altri, dove fondamentalmente si dice: ok, siamo in una situazione un po' critica. Stiamo digitalizzando tutto, la tecnologia ci assorbirà completamente. Lo diceva nel 93, effettivamente ha ragione. Se non implementiamo degli strumenti a tutela della libertà individuale, finiremo molto male. Perché i governi ovviamente hanno un monopolio applicato con la violenza per avere il potere di coordinare la società, per cui di sicuro se hanno degli strumenti per aumentare questo loro potere non se ne priveranno, anzi lo utilizzeranno ancora di più. Quindi se vogliamo proteggerci dobbiamo farlo individualmente, dobbiamo trovare degli strumenti attraverso la crittografia, loro erano dei matematici, dei crittografi, attraverso la crittografia dobbiamo trovare degli strumenti per proteggerci. Dal movimento cypherpunk sono nati PGP, Tor, un sacco di tecnologie che ad oggi servono per la privacy online e per garantire la sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Satoshi Nakamoto, colui che ha dato al mondo Bitcoin, colui o coloro, non sappiamo bene chi siano, era un cypherpunk, scriveva in queste mailing list e lui nella sua cameretta o loro nel loro ufficio si sono messi lì, hanno scritto questo protocollo, hanno pubblicato un white paper, hanno messo giù del codice, l'hanno messo online. Gli sono stati dietro per un anno senza nessuno che li pagasse. Bitcoin valeva zero, non valeva nulla. Gli sono stati dietro per un anno e dopo un anno hanno detto, in realtà un paio d'anni hanno o ha detto: vabbè ragazzi, Bitcoin in buone mani, è a posto, io vi saluto, adios. Pareto. Da lì nessuno ha mai più visto Satoshi Nakamoto. Quindi anche per questa immacolata concezione, anche l'idea che il leader, la testa della rivoluzione si tolga, c'è cioè una rivoluzione senza testa. Per mantenere davvero il concetto di pari e pari, non serve Buterin che fai i balletti sul palco, è meglio levarsi. Ti fai da parte, fai in modo che la rivoluzione parte dal basso e vada verso l'alto. Beh, andando banalmente sull'aspetto un po' più tecnico, la rete, cioè di nuovo i fattori discriminanti sono di nuovo dimensione, banda, complessità di gestione di un nodo. La dimensione di un nodo sta oggi a 500 giga, poco più, di memoria. Ormai abbiamo i tera sul telefono, quindi è rilevante. Anche
un villaggio in Africa si può permettere un hard disk di un tera. La banda è ridicola, parliamo di qualche megabyte ogni 10 minuti, il traffico per la sincronizzazione con i nodi, il traffico è molto basso, si può gestire con una banda molto bassa, senza entrare troppo nei dettagli. La complessità di gestione ormai è ridicola, perché esistono un sacco di servizi che semplificano la gestione di un nodo. Quindi oramai veramente chiunque, ovviamente con un minimo di competenze tecniche, può gestirsi un nodo individualmente. O comunque chiunque può affidarsi a un amico, un parente. Di sicuro mia madre non starà mai il suo nodo, ma si affida a me, che so starlo. Ecco, Bitcoin non scala. Siamo partiti da questo punto qua. Bitcoin non scala, ed è per quello che nascono le altcoin, per offrire strumenti di scalabilità a Bitcoin, per offrire più transazioni, offrire più funzionalità, quindi creare crypto assets, tutte queste cose qua. Ma ecco, abbiamo capito, presentando tutte le cose che vi ho fatto vedere, che fondamentalmente c'è un problema legato al fatto che, per come nascono le altcoin, non possono sopravvivere. Poi dopo lo vedremo bene anche da un punto di vista di teoria dei giochi, perché effettivamente non possono funzionare. Quindi la soluzione che propone Bitcoin è lo stack protocollare, cioè costruiamo sopra Bitcoin. Prendiamo Bitcoin come livello base. È vero, non scala lui, perché effettivamente fa qualche migliaio di transazioni ogni 10 minuti, è lento, puoi fare poche robe, c'è sto scripting non Turing complete, è un po' farraginoso. Bene, però possiamo utilizzare degli strumenti per costruire sopra Bitcoin. L'analogia è quella di Internet. Cioè Internet è costruito con uno stack protocollare. Abbiamo 7 livelli, da quello fisico, data link, network, questo è Internet. Questi sono i cavi, questi sono gli switch, questo è il TCP, il protocollo, che è nato negli anni, fino agli anni 80, e dall'inizio degli anni 90, da TCP versione 4, non è mai più stato modificato. Cioè noi oggi utilizziamo TCP per comunicare anche adesso, anche nei vostri telefoni, versione 4, la versione degli anni 90. E utilizziamo quella. Poi sopra ci abbiamo costruito il mondo. Tutto quello che vedete, che avete in tasca e che potete fare oggi col telefono, è costruito sopra quel protocollo. Allo stesso modo, utilizziamo Bitcoin come layer base. Abbiamo la proof of work meravigliosa, abbiamo il concetto di crittografia a chiave pubblica, lo scripting, la rete peer-to-peer incensurabile, instoppabile, eccetera eccetera. Abbiamo questo layer qua, partiamo da lì. Poi vogliamo fare i micropagamenti. Ottimo, ne aveva parlato già Satoshi, il concetto di payment channel. Costruiamo delle transazioni bloccate nel tempo, eccetera eccetera. Adesso non stiamo a parlare di Lightning, però costruiamo Lightning Network. Chi conosce Lightning Network? Ah, ok, quindi non parlo di Lightning Network è un livello, il primo livello che hanno costruito sopra Bitcoin per fare micropagamenti. Ma io voglio fare gli asset super fighi, token, eccetera eccetera. Bene, esistono diversi progetti, alcuni più privacy oriented, alcuni meno. C'è Rootstock, c'è RGB, tra l'altro è un progetto molto interessante su cui lavorano diverse persone, tra cui anche Federico Teng, che sicuramente molti di voi qua conoscono. Partendo dalla base di Bitcoin, cioè facciamo una transazione on chain e poi da lì costruiamo le cose sopra. Questa è la visione di Bitcoin. Quindi abbiamo questa tecnologia che funziona, è lì per tutti, non è di nessuno, non c'è nessuna organizzazione che la gestisce, è lì per tutti, gira da 10 anni, tu quando vuoi ti puoi attaccare a usarla senza nessun costo, senza niente, è tua. Quando lo usi è tua, perché devi metterti a costruire qualcosa di nuovo, completamente diverso, o che vada a raggirare questa cosa, ricreare tutto l'effetto network che ha Bitcoin, convincere la gente a far girare i suoi nodi? Perché devi farlo? Perché è un progetto di business, però quello non è Bitcoin, è il concetto di security. Stai creando un'azienda che emette i token, quindi le security.
abbiamo Bitcoin, se vogliamo fare qualcosa di effettivamente utile, facciamolo su Bitcoin. Ecco, Bitcoin, diciamo, è meglio delle altcoin anche per un concetto, dei concetti principalmente di teoria dei giochi. Il primo è il concetto di winner takes all. E Bitcoin è un po' come il linguaggio, come internet. Perché, perché ormai ovunque vai nel mondo parli inglese? Perché le persone convergono verso una cosa a minor sforzo. Cioè, prima di tutto l'inglese è un linguaggio molto semplice da imparare, un po' per tutti. Dovessimo imparare tutti il cinese sarebbe un po' diverso. Il cinese è quello, scusate, l'inglese è quel modo di comunicare a meno sforzo possibile per tutti. Dopodiché abbiamo trovato, ormai ci siamo convinti che quello è quello e tutti parliamo inglese, boh, finito, basta. Internet, all'inizio c'era una guerra protocollare. Quando vi ho parlato degli anni 90, del TCP versione 4, eccetera, a quei tempi c'era un sacco di proposte. Cioè, ma no, ma TCP non funziona bene, usa quest'altra roba, usa quest'altro protocollo, funziona molto meglio, quest'altro... E poi inevitabilmente si converge tutti su uno. Perché lo scopo è comunicare, l'internet. Per internet lo scopo era mandarsi messaggi online. Per Bitcoin è scambiare valore. E quindi inevitabilmente si convergerà su uno. L'altro aspetto è l'indie effect. Il Lindy effect è un concetto interessante. Se non erro, pensato da Nassim Taleb nel suo libro Antifragile, che vi consiglio di leggere. Lui non è un bitcoiner, anzi, sa bene cosa abbia visto. Una volta lo era, poi di solito è incazzato, non era un bitcoiner, vabbè. Comunque, ha definito questo concetto che è l'indie effect, cioè il fatto che più una cosa dura nel tempo e più è probabile che duri. Per farvi un'analogia, è molto più facile che tra 40 anni si ascolti Tchaikovsky piuttosto che gli FSK o la Dark Polo Gang o qualche trapper di questo momento. Cioè, dato che sono passati 40 anni, 50 anni, 100 anni e si continua a parlare di una cosa, è molto probabile che nel futuro si continui a parlare di quella cosa. Quindi Bitcoin funziona da 10 anni, è partito di sicuro anni prima di tutti gli altri suoi competitor, per cui per effetto Lindy diciamo che è molto più probabile che Bitcoin vinca nel lungo periodo. Per concludere, il concetto fondamentale è che Bitcoin non è un'invenzione. Bitcoin è una scoperta. Cioè abbiamo trovato un modo di costruire un bene finito, assolutamente scarso. È una cosa rivoluzionaria, cioè la nostra economia si basa sulla scarsità. Il concetto di economia parte nel momento in cui capiamo che moriremo, quindi le nostre risorse sono scarse, il tempo prima di tutto è scarso, perché se io, a me piace andare a giocare a calcio, ma se potessi giocare a calcio all'infinito, il valore di quella cosa non sarebbe molto diverso da quello che ha adesso, perché io ho una scarsità, che è il mio tempo. Quindi il concetto di scarsità è fondamentale nella nostra economia, quindi nella nostra società. E abbiamo trovato un modo di creare una forma di scarsità assoluta, che è magia praticamente. Ecco, l'abbiamo scoperto, è un po' come quando hanno scoperto la ruota. Una volta che ha scoperto la ruota, cioè, sicuramente c'è stato qualcuno lì a mettersi, no, ma perché proprio circolare, rotonda? Facciamo tipo un dodecagono inclinato verso questa direzione un po' irregolare. Sì, va bene, tutti ci hanno provato a farla in tutti i modi, però la ruota si arrotonda a gira, con il minimo sforzo. Quindi abbiamo trovato un modo di creare scarsità in maniera assoluta, meravigliosa, eccetera, eccetera. Usiamo quello. Grazie. Domande? Vai. Mi sono chiari i problemi tecnici. Allora, andiamo subito alla slide. Magari ripeti la domanda così si sente. Ok. E come ti chiami? Giovanni. Giovanni chiede di chiarire meglio i problemi tecnici legati alla rete Ethereum. Allora, le problematiche tecniche sono dovute fondamentalmente a sicurezza e aspetti di centralizzazione. Cioè,
il problema di sicurezza è legato al fatto che offrendo a tutti sul livello base un linguaggio Turing complete si delega la responsabilità della sicurezza del codice agli sviluppatori che lo sviluppano, a quelli che fanno gli smart contract. Su Bitcoin non puoi proprio fare una stupidaggine, non puoi fare un programma che blocchi il nodo o la rete, perché è un linguaggio che ha un set di istruzioni limitato che ti permette di fare una verifica formale del codice. Formale vuol dire matematica, input output, quindi non puoi sbagliare, e puoi definire il tempo in cui quello script verrà eseguito. Su Ethereum questa cosa è molto più difficile. Ovviamente hanno anche lui, cioè anche Ethereum ha implementato degli strumenti di verifica formale, eccetera, eccetera. Però è molto più complesso questo aspetto, per cui è molto più facile fare errori, quindi il discorso del DAO, eccetera, eccetera. Quindi questo è un aspetto di complessità. Ma l'aspetto vero è quel problema che è strutturale della rete, è che dando la possibilità di mettere tutto dentro il nodo, cioè dentro la blockchain, quindi chiunque può scrivere un contratto di qualsiasi tipo e metterlo, e la dimensione non cresce linearmente del blog, la dimensione della chain non cresce linearmente, ma cresce in base a quanta roba la gente ci muta dentro, si creano dei problemi di dimensione del blocco, per cui magari della blockchain, per cui magari adesso per runare un nodo Bitcoin, Ethereum, ho bisogno di 20 tera di hard disk, quindi è già diverso da uno, quindi ho già dei costi. Ho bisogno di banda, perché essendo che non è il traffico non è controllato, cioè ci posso mettere dentro tutto quello che voglio, quindi magari becco il momento sfigato in cui devo avere una banda molto larga, perché altrimenti mi si pianta il nodo, perché magari tutti in quel momento stanno mintando tutti i gattini da vendere su OpenSea. Quindi in quel momento lì può essere problematico gestire il nodo. E poi la complessità, appunto, deriva da queste due cose. Quindi l'aspetto fondamentale è legato proprio alla decentralizzazione, cioè è anche, lasciamo perdere tutti i discorsi prima, quindi tutto questo aspetto qua di gestione del protocollo, per cui di fatto è tutto decentralizzato, ma anche da un punto di vista tecnico non c'è un incentivo, anzi c'è un disincentivo a gestirsi un proprio nodo. E infatti cosa è successo? Che tutti i nodi li mettiamo su Infura, e che banalmente adesso c'è una stima per cui il 46% delle transazioni che avvengono su Ethereum sono OFAC compliant, cioè sono compliant al sistema regolatorio americano. E tu puoi dire va bene, però non è quello l'obiettivo di una criptovaluta, se così vogliamo definirlo, cioè di Bitcoin. L'obiettivo sarebbe quello di rendere incensurabile la rete, eccetera, eccetera. Invece in questo modo qua rende talmente complesso gestire i nodi che poi me li gestisco io e io posso andare a censurare. C'è un problema. Tutto chiaro? Sì, grazie. Frank, figurati. Vai. Mi era chiaro sulla struttura protocollare come si riesce a implementare degli applicativi che utilizzano il protocollo di Bitcoin, se il protocollo di Bitcoin è limitato dal punto di vista della possibilità di utilizzo. Ottima domanda. Allora, qua scendiamo. Ah sì, hai ragione. Okay. Il tuo nome? Fabio chiede come si può, da un punto di vista tecnico, implementare qualcosa su un livello protocollare successivo a Bitcoin se il livello di base non offre gli strumenti, quindi non offre un linguaggio banalmente di scripting Turing complete che permetta di fare tutte le cose che può fare banalmente uno da Ethereum. Ecco, sì, devo stare attento perché là dietro abbiamo i super pro di Lightning Network, però cercherò di spiegarti banalmente come funziona un caso reale, cioè Lightning Network. Lightning Network funziona banalmente secondo il concetto di canale. Quindi tu dici, essendo che... però forse non è l'esempio più chiaro, perché tu vuoi sapere, per esempio, come si fanno asset tipo smart contract più articolati. E questo il tuo obiettivo? C'è cosa che non ti è chiaro di cosa si può costruire sopra? Appunto, magari delle applicazioni o di software che io posso creare su Ethereum e che appunto poi vanno a floatare, perché non possono essere fatti su Bitcoin, e se nel caso possono essere fatti, perché se appunto non ha i problemi che Ethereum, cioè certo. Il collegamento che migliora. Certo. Allora, ti faccio un esempio veloce con Lightning Network, quindi un'applicazione che permette di fare micropagamenti. Utilizza il concetto di canale, quindi io faccio una transazione, un chain, secondo le regole base, e sfrutto uno script molto semplice, che è semplicemente uno script time lock. Quindi io e te apriamo questo canale, si dice, cioè io faccio una transazione nei tuoi confronti,
al tuo indirizzo e blocco la transazione per un tot di tempo. Te la sto semplificando molto, In questo periodo di tempo io e te facciamo delle transazioni, però non le scriviamo sulla chain principale, ma ce le segniamo sul nostro registro che abbiamo io e te, ok? Alla fine facciamo settlement, quindi tu, io ti ho mandato questo, tu mi hai mandato quello, io ti ho mandato quello, eccetera. Alla fine vediamo quanto io devo a te, quanto tu devi a me, e facciamo un'altra transazione che ridistribuisce gli output. In questo modo qua, con una semplice transazione, senza nulla di complesso sopra, cioè senza linguaggi di, diciamo, software di qualche tipo particolare, abbiamo creato un sistema di micropagamenti. Perché? Perché poi io apro un canale con te, tu apri un canale con lui, io se voglio mandare dei soldi a lui, tu, c'è un protocollo di routing, uno dice come vuole, per cui posso instradare il pagamento a lui. Quindi immaginati una rete globale di queste cose, io sostanzialmente posso instradare i pagamenti verso chi voglio con commissioni praticamente nulle, perché non scriviamo sulla chain principale. Questo è Lightning Network. Però tu vuoi sapere come posso fare, per esempio, i CryptoKitties su Bitcoin. Ok. Per fare i CryptoKitties su Bitcoin esistono diverse soluzioni. Per esempio, c'è una soluzione che può essere Rootstock, che offre un Ethereum Virtual Machine su Bitcoin, quindi sostanzialmente mette una chain alternativa dove pegga un Bitcoin vero con un Bitcoin loro, Rootstock Bitcoin, e utilizzano questa chain parallela per darti gli smart contract. Questa è una soluzione però un po' dove c'è di nuovo un punto di centralizzazione, perché poi questi nodi di nuovo si riporta al problema di Ethereum, per cui anche in questa Rootstock chain effettivamente poi ogni nodo si appesantisce allo stesso problema di Ethereum. Una soluzione molto interessante che sta sviluppando Federico Teng col team di RGB, che in realtà è un progetto nato da Giacomo Zucco e come si chiama? Giacomo Zucco, Dev che ha fondato RGB? Come? Alemos. No, era... No, no, quello americano, Peter Todd. E Giacomo Zucco e Peter Todd. Canadese, sì, chiedo scusa. Non mi ricordo mai il suo nome. Comunque, nel 2016 hanno ideato questa roba qua, era irrilevante, però ci ho perso un minuto. Hanno ideato questa roba qua, che sostanzialmente è un modo di fare smart contract, quindi esattamente come li fai Ethereum, Turing complete, tutto, anzi, formalizziamo proprio la metodologia di come si costruisce uno smart contract. Però non mettiamo tutto il contratto sulla chain principale, ma io e te facciamo un contratto. Io sono uno che vende CryptoKitties, ok? Dico a tutti, ok, sto creando dei CryptoKitties. Tu vuoi comprare dei CryptoKitties? Nel momento in cui tu li compri, in realtà non è fondamentale che noi diciamo a tutti che abbiamo dei CryptoKitties. L'importante è che io e te sappiamo, e che siamo certi che nessuno possa sovvertire questo meccanismo, che io ti sto vendendo un CryptoKitties, quindi che io li ho creati e tu li hai ricevuti. Quindi fondamentalmente cosa dice? C'è un sistema di validazione client side, cioè il contratto vero e proprio, cioè il programma, ce lo teniamo solo io e te che facciamo il contratto. Creiamo sostanzialmente un commitment, cioè come se fosse un hash di questo contratto, e mettiamo solo l'hash sulla chain di Bitcoin. Così in questo modo non appesantiamo la chain. E nel momento in cui tu vuoi vendere il CryptoKitties che ti ho dato io a lui, tu a quel punto prendi il tuo contratto completo, glielo mandi e gli dici: guarda, c'è il commitment a questo blocco sulla chain. Vuoi comprarmelo? Sì, lui ti firma questo ulteriore contratto, verifica che l'hai comprato da me, ti firma questo contratto, il contratto rimane tra voi due, e lui, fate un hash di questa cosa e mettete un commitment sulla chain. In questa maniera qua si mantiene traccia di tutti gli stati di questo programma logico, informatico, senza però appesantire la chain. Cioè mettiamo sulla chain soltanto quello che ci serve, cioè la prova crittografica. Prima di tutto otteniamo privacy così, perché nessuno sa i cazzi nostri. E poi alleggeriamo la chain e quindi possiamo usare Bitcoin per fare i nostri smart contract. Questo è un approccio, sì? E no, a quel punto no, perché ovviamente c'è un sistema di settlement, per cui nel momento in cui lui, è come il sistema input-output degli UTXO di Bitcoin, cioè c'è un concetto che si chiama single use seal, sono come i braccialetti dei concerti, quelli che una volta li strappi non li puoi più attaccare. Ecco, il concetto è quello: una volta che lui spende la transazione è palese, si vede crittograficamente.
perché spegne l'UTXO banalmente, quindi non può, non può più riutilizzarlo. Sì. Esatto. Hai un questo trade-off. C'è il trade-off, esatto. Con la rete, ma la sicurezza è basata sul software che sto usando. E più che altro sì, sul software, prima di tutto il software ovviamente, e poi sulla gestione del backup. Perché se il contratto ce l'abbiamo io e te, poi bisogna tenerlo, perché se lo perdi poi è perso. Tu hai l'hash, ma l'hash da l'hash non torna indietro. Quindi ovviamente c'è quella complessità lì. Però sì, questa è una soluzione, ma ce ne sono tante altre per fare smart contract su Bitcoin. La vera domanda che dovremmo farci è: ma ci servono proprio questi smart contract adesso o a cosa servono? Servono solo a fare gattini o le facciamo veramente qualcosa di utile? Prima di iniziare a... Perché l'approccio che c'è un po' nel mondo cripto è quello di trovare la tecnologia e poi cercare un problema per applicare quella tecnologia lì. Ma per me l'approccio sarebbe il contrario. Cioè c'è un problema, lo dobbiamo risolvere, applichiamo una tecnologia. Non perché una tecnologia è figa, allora andiamo alla ricerca di problemi da risolvere, perché... Poi si finisce un po' per fare i gattini, ecco. Altre domande? Solo una cosa per quanto riguarda quello che dicevi del tenere traccia del contratto tramite l'hashing nei blocchi. È una roba, diciamo, stile, quello che c'è sulla carta di circolazione dei veicoli, che quando tu la prendi vedi tutti i precedenti proprietari che sono stati. Bravo, esatto. Okay. Esattamente quello. Cioè se noi facciamo 100 transazioni, l'ultimo ha lo storico di tutto il percorso che ha fatto, quindi può risalire alla prova crittografica della mia emissione. Cioè questo concetto può essere veramente legato agli NFT, per esempio, no? Un utilizzo dell'NFT può essere la cantina che fa il vino e fa una bottiglia dannata, importante, vuole venderla, ecco, il vino è una sbatta da portare in giro perché mentre lo muovo già lo sto rovinando, il vino dovrebbe stare in cantina lì sempre. Quindi cosa posso fare se lo scopo della vendita di quella bottiglia è speculazione, quindi trading? Io posso vendere quella bottiglia, al posto di darti la bottiglia ti do un NFT, un certificato crittografico emesso in quella maniera lì che ti do io digitalmente, mettiamo un settlement, un commitment sulla chain, tu da quel punto lì, da quel momento lì in poi tu sei proprietario di quel certificato e puoi andartelo a vendere in giro come vuoi. Quindi stile quello che aveva proposto Tesla come ipotesi per le macchine. Non conosco. E fare tipo una specie di libretto certificato hai il tuo NFT della macchina che decidi che hanno quanti chilometri ha e lo puoi utilizzare o per fare manutenzione o appunto se la vendi quell'NFT. Come si chiama questo progetto? Perché sto facendo la consulenza un'azienda automotive che vuole usare la blockchain. Non mi ricordo che Tesla aveva proposto una cosa del genere, okay. Come si chiamano video presentativo, ma non ho mai fatto nulla per quanto lo okay. Sì, comunque il concetto è quello, per tenere traccia, ma anche veramente le revisioni o l'assicurazione. L'idea è anche quella di applicare la sensoristica all'interno dell'auto che tenga traccia delle performance e in base all'utilizzo che fai la paghi pay as you drive e pay when you drive. Quindi sostanzialmente quando guido c'ho un wallet che mi paga l'assicurazione in base ai chilometri che faccio, in base a come guido, eccetera eccetera. Esistono un sacco di queste cose qua che si possono fare su Bitcoin tranquillamente con Lightning Network e sistemi di questo tipo, senza usare chain colorate. Ok, altre domande? Vai. Avendo uno spazio, diciamo, del blocco limitato, non c'è il rischio che magari tra 10-20 anni l'utente base non riuscirà più a usare il livello 0? Anche meno. E dovrà sempre usare i livelli soprastanti, quindi magari a discapito della sicurezza. Allora, questo è un aspetto interessante, assolutamente. E il fatto è che sì, la risposta è sì, cioè di sicuro gli utenti non utilizzeranno la chain principale. La chain principale verrà utilizzata per fare settlement importanti tra istituti che utilizzeranno Bitcoin per fare cose, aziende o istituti pubblici. La tematica di sicurezza lì è arbitraria, cioè dipende come fai il protocollo. Se utilizzi Lightning Network, paradossalmente acquisisci sicurezza e privacy. Con Lightning Network fai uno step successivo, hai ancora più sicurezza, ancora più privacy. Sicurezza sì, privacy sicuramente,
guadagni privacy utilizzando Lightning Network. Quindi in realtà dipende come costruisci il protocollo. Se costruisci un protocollo come RGB, come quello di cui abbiamo parlato, anche acquisisci privacy, acquisisci sicurezza, perché tu tanto hai sempre la prova crittografica. Ovviamente però, come diceva lui, sicurezza però è responsabilizzata a te. Cioè se è tutto sulla chain, tu basta che ti ricordi la tua SID, la tua chiave, e sei sereno. Ovviamente già quella è la responsabilità, però basta che ti ricordi quello. Se utilizziamo RGB in quella maniera lì, allora devo custodirmi anche i contratti. E quello è un trade-off, come diceva, che è ovviamente delegato all'utente finale che lo utilizza. Però sì. Quindi adesso sì? Facciamo finta che la chain principale sia il mio conto in banca, mm-hmm. Lightning Network, il mio portafoglio. In un futuro Lightning Network diventerà la banca, sì. Dove terrò tutti i soldi. Sì. Okay. Credo proprio di sì. Già per come sta prendendo forma Lightning Network adesso, sono Lightning Service Provider, sono quelli che danno il servizio Lightning. Tu, la caratteristica di Bitcoin però è sempre quella di avere l'opt-out. Cioè sì, è vero, esisteranno questi Lightning Service Provider che saranno di fatto istituti finanziari che daranno accesso, custodial o comunque magari non orientato alla privacy o che ne so, a milioni di utenti, però tu avrai sempre la possibilità di far tirarti sul tuo nodo e rannare i tuoi sats come vuoi. Hai locked out, fondamentalmente. Ok, altre domande? Ottimo. Beh, direi che allora posto. Estendo l'invito. Fai tu. Fantastico, grazie mille Giorgio. Vi ricordiamo chiaramente che adesso potete rimanere qua a fare due chiacchiere, andare a bere qualcosa a Satoshi Spritz, e l'ultimo incontro, quello della prossima volta, sarà il 24 maggio, sempre in quest'aula, quindi ci vediamo lì. Parleremo della matematica dietro Bitcoin, quindi sarà molto interessante. E detto questo, buona serata.